Per i festeggiamenti della parrocchia Sant'Anna Cappuccini apre al pubblico la cittadella dei giovani ed ecco qui le immagini della prima serata. Sono per mille le vai, fa male la
anche Giacomo Romano Davare e Pino Papa presenti a questa serata speciale qui alla Cittadella dei Giovani. Allora, come va la serata? Intanto? Bene, molto, molto bene, ce la stiamo godendo. Ma questa Cittadella dei Giovani come potrebbe essere sfruttata effettivamente? Servizio d'ordine o comunque i volontari di protezione civile che sono impiegati all'interno mi hanno appena detto che non si può accedere proprio all'interno perché ancora manca l'agibilità, non essendo assegnati i locali. E, insomma, bisognerebbe accelerare i tempi per fare in modo, no, che questa struttura venga utilizzata e non lasciata in abbandono. Sì, ma cioè il problema è sempre lo stesso. Io sono convinto che bisognerebbe lasciare molto più autonomia ai giovani. Aspettare, perché tutte le volte che noi aspettiamo le carte bollate eccetera non andiamo da nessuna parte. Bisognerebbe lasciare molta autonomia ai giovani e spiegare loro quali sono i problemi della sicurezza, i problemi burocratici eccetera, ho capito, ma devono cavarsela loro senza stare lì ad aspettare che qualcuno venga a informarli, a sanare eccetera. Ci vogliono delle direttive, una direttiva a quadro, e poi però dovrebbero fare tutti i giovani, se no è inutile che danno spazio ai giovani, perché se devono sempre essere giovani, gli dai lo spazio, però attento perché ti devo dire cosa devi fare, io non credo che sia il modo giusto. Questa sera ci sono veramente tanti giovani, e se non lo sono anagraficamente lo sono nello spirito, no? Dai, quale due giovani nello spirito siamo noi due. Vi mantenete bene, sì, anche ci difendiamo. Vabbè, ancora non siete anziani, no. Proprio voglio dire anziani giovani, e abbiamo detto che questa struttura, se viene sfruttata veramente come si deve, i giovani avranno veramente un punto di riferimento e possono abbandonare la piazza, le stradine là vicino, e qui possono fare quello che vogliono con i computer, possono fare quello che vogliono con la biblioteca, possono fare quello che vogliono anche ballando, possono fare musica, possono fare qua, e qui tutti insieme possono essere veramente i giovani nostri del nostro futuro. Quindi io spero che l'amministrazione al più presto la faccia funzionare, a chi la deve affidare l'affida, perché sicuramente sarà un punto di ritrovo sicuro per i nostri giovani.